Ciao. Prova. Pronto, pronto? Mi Ciao, senti? sì. Ma come mi senti? Benissimo. Ottimo. Aspetta un secondo che Simone ha mandato un messaggio, ma devo aprire il telefono. Ha detto di dargli una voce quando inizia. Ah. Poi comunque se sta in negozio fino alle 8, dubito che lo vediamo arrivare presto. Oh, ciao Twitch. E ho sentito, ha detto che sarà con noi col cuore. Con la Q. Madonna, c'è pure a Tagliaferri e a Fabio se vogliono aggiungerci. Prova, si sa mai che c'hanno un cazzo da fare, arrivano. Trentasei mesi di Twitch Prime, grande. Dove? Io Ah, grazie, è Euro. uscito mo è uscito mo Niente, che ci aspettiamo mi sa che me sta lo devo game. mettere nell'altra finestra, sto cazzo di video, che palle. Addio. Perché che c'è di strano che non basta se No, perché se ce l'ho davanti poi non posso passare da una finestra all'altra. Cioè, ti incasina la gestione. sulla seconda finestra, in realtà sul secondo monitor, anzi sul terzo. Madonna, mezzi professionali. Porca puttana, sì. Madonna. Però mi tocca vedere tutto sulla finestra di OBS, che è morto. Madonna, cioè fai prima diventa cieco. Allora, qua questo possiamo chiudere. Torrent richiudiamo magari, sì. Ma Dai, sì. Blocca il porno almeno per un paio d'ore. ok. Qua c'è Ballamatti fino alle 11. Io ho letto 2 ore. Sono sul sito della Gamescom, opening night live dalle 7:30 alle 10 p.m. Ah, perché poi viene seguito dall'after show di IGN fino alle 11. Addirittura. Ma IGN Italia o IGN Rovero? Essendo il sito Gamescom, suppongo che non sia GM Italia. No, ma in Hanno anche una realtà è. cosa fisica, che qua sto leggendo Cosplay Village. Boh.
No, comunque non dicevo che in teoria Geoff ha anticipato già via Twitter quello che farà, molte cose che farà vedere le ha già anticipate via Twitter. No, spoiler. Solo che io non ho letto niente, quindi più o meno stiamo là. Quindi siamo ancora vergini. Ma fa, che senso c'ha? Che senso c'ha? Anticipare quello che fai vedere, che tanto, cioè, non sarà manco chissà che cosa, probabilmente. Boh, sono perplesso. La musica che aveva messo all'inizio era più figa, questa ambito. Loffia, loffia. Perché ormai manca sempre meno. Manca sempre meno. Quindi devono far rilassare, perché sarà una roba. Siamo partiti, siamo live. Sì, sì. Da prima. Perfetto. Ah, questo già la siamo, siamo in tre, che per quanto saremo noi probabilmente. Allora, qua già ci crede di più, sì. Domani assisteremo al ritorno di una saga storica. Così dice Tom Sardwell. Pac-Man. No, Turrican. È vero. Affidato a Factor 5. Ma non erano falliti i Factor 5. Sono risuscitati solo per quello. Sono sempre Blue Reples. Hello and welcome to the Gamescom 2020 pre-show. I'm Kyle Bossman and this is my hot and stinky apartment. I realize. Ah, questo è quello che era stato accusato di aver stuprato. Ciao Parenzio, grazie a Parenzio. No. Ma che davvero? This is the pre-show. This is you and me for the next 20 minutes getting excited about. Grande apparenza che sia buona da 24. Ma perché c'è questo qua che nice. That one's got Jeff Keighley. That one's got a budget. It's gonna be fancy looking. Not like this. And then you might be thinking, wait, is the next 20 minutes just this guy with his headband talking to me about stuff? No, it's going to be some of that. But most of the show is trailers. We have world premiere trailers right here for the pre-show. Così ci dice Max. Ah, questo è il pre-show ancora. Sì. Allora affanculo. Per questo che ti ho detto, capito che palle, cioè ci hanno fatto fa un quarto d'ora così a cazzo di cane. E io devo dare da mangiare i gatti. Ma tra l'altro questo qua, se non ricordo male, era stato accusato di aver stuprato tipo cosplayer, cose del genere. Ecco. No, stai molto attento a quello che dici, mi raccomando, controlla le fonti prima. Solo Geoff poteva variabilità. Non facciamo come al solito. Grande Geoff, non sei contento Geoff? Che esiste nella stessa epoca in cui esiste Geoff, Bruno. Eh sì, beh. Che cos'è questo gioco? Bello. Sono un misto di roba, sì, un giappo. Ah, questo è quello che ci avete preso per culo tutti, quello di quei cuoricini che ci avete preso per culo di Xbox. Lo dico io. Beh, sì, quello giapponese si intuisce. Ti ricordi la presentazione di Microsoft che hanno detto tutti, ah, il gioco di cuoricini. È quello là. Però non lo sto vedendo cuoricino. Lo so, però non è quello. Nell'ultima puntata Simone ha citato un podcast. Potete ripetere il nome? Che... Io ho citato un podcast. Di cosa? Di videogiochi o di altro? Forse Simone Tagliaferri. Sì, infatti, no, sì, non sarà. Sì, è quello là. Nexus, Scarlet Nexus. Là. Podcast? No. Arlet Nexus, il gioco, questo, quello che dicevo, è proprio quello là. Solo che i cuoricini stavolta non ci hanno messo.
Hanno capito che non si scherza. Madonna, che fastidio questo. Questa fascia che mi consiste. Ma sembra quello di Goto. Sembra quello di... Sembra Jeremy Irons del Discount. No, quello di Silicon Valley sembra. Quello che vomitava dappertutto. È protagonista, sì. Richard a me ricorda a me ricordava l'assistente di Scrubs, quello che infetta tutti. Ma chi? Gabba. Talking about some brand new shows scimmia, from IGN that are debuting this week at Gamescom. Lots of stuff. In a way now, it is going to be a chunky thick show. But in the meantime, for this pre-show, it is time now. Mi beccano al lavoro, cioè ieri ci hanno tolto il telefono praticamente. Sei matto, Simone, per la Gamescom, per Geoff? Rischi il lavoro? Tanto tra un po' chiudiamo, era per dire due cazzate. Simone, non è proprio il periodo, per favore. A Parenzio io non lo trovo nelle note dell'episodio, sto podcast. Salve. Hanno beccato. Quella. Madonna, povero Simone. Quella era una rappresentazione. Che è l'espansione di Control? Ma era in prima persona. A meno che non fanno l'espansione in prima persona. Però in effetti sembra un po' Control. Anche la tipa mi sembra sembrata lei. E il Control di contrabbando. Ma era Simone Tagliaferri o Simone cognome, apparenzi? Che importante distinzione. Use them to travel the stars. Un podcast di videogiochi citato da Simone nell'ultima puntata. Il mistero dell'estate. Che cos'è? Fear 4? È il ritorno di un grande franchise. Quantum Error. Comunque, Simone, hanno detto che era un podcast di videogiochi e che l'hai citato tu. We've got a lot more world exclusive trailers to go, more pre-show to go, an interview with Jeff Keighley. Next up, we have a car brand synonymous with racing. Cioè, questo ha appena finito tipo il corso di Pilates. Ford. They're about to exclusively. Ma invece Matta si è fatto dai giocatori per i giocatori. Sì, mamma mia, sta fascia proprio una roba. Ford knows racing. In 2019 we brought our love of racing to gaming and Team Fordzilla was born. Ma Matta, a me non mi è dispiaciuto Quantum Error. May we launch Project P1 to design a car in collaboration with gamers for gaming. This project was a global first and our designers let their imagination go wild. So on to our first global announcement. Please welcome our first ever Team Fordzilla Project P1 model. Quanto cazzo è anni 90 questa cosa di presentarsi col cappellino, con lo sponsor? Ed è... Sei fortunato che non hai il cappellino MAGA. L'unico cappellino che ci piace è quello con l'elica, ricordatelo. Beh, sì. Ma che figata. Cos'è, la nuova Tesla? Della Ford? Ciao, Baby Def. Team Fordzilla. You got us so excited with Project P1 that we are now committing to make a real world version of this groundbreaking car. If I didn't have games, I guess I would just be writing a lot more. Video games and writing are absolutely my two favorite passions, and I just managed to combine them into a job. So I feel like, honestly, I probably would have finished a couple of books. Che cosa farei se non fossi un gamer? What else would I do? I mean, I like tech, but... Probabilmente aprirei una scuola di jiu-jitsu. Ah, pure i giapponesi. Play things, if I wasn't into gaming,
Yeah, it'll be a lot of TV watching. If there's out there a universe where I'm not a gamer, then I... Sì, sì, commenta Babydef. Ci sta scritto se sono incluso. E cosa si muove? Secondo me era nostro agio di vita da negozio. Infatti. Eccomi. Ehi. A posto. Niente, ritorno e c'è questa faccia da fisso. Ma sono incluse? No, non sono incluse le batterie. I think it is safe to say that this year's will be unconventional. So to tell us what to expect from the show this year, please welcome Jeff Keighley. Eccolo, ah. Ma via, l'uomo libero. Distrutto proprio. And executive producer of Opening Night Live. Hi, Dion, Jeff. Ma che cosa? Che fai? È diventato Clark Kent? C'è presente Fantozzi quando faceva tutti i personaggi? When did you start thinking about OML and how that's gonna look? Cioè veramente noi stia, anche la Gamescom si è presa, ci ha colonizzato, ci ha colonizzato questo scemo incredibile, incredibile. Questo è l'uomo più, non perché posso fare i nomi, ma fa veramente più schifo di tanta altra gente che conosciamo pure in Italia e nel mondo proprio. Vabbè, quanto odio si vuole. Ma quale odio? Ma questo si vende per un Michelino, cioè, ma guarda dietro con Batman. È vero. Che cos'è quella? Una console? O è un... La PlayStation 7. Già ho no, fatto in capelli, sopra dice... qualcos'altro, o è una console di quelle brandizzate? Yeah, we have like 2 hours of stuff to show folks from across the industry. Sì, sì, 2 ore di stuff da... Tutto questo ancora non abbiamo capito cosa sapeva Geoff. And then a lot of really, you know, interesting titles. Of course, we're gonna have some amazing next gen stuff in the show. And Matt, col Covid, mi sa che non possono assumere truccatori, cose, quindi... Cioè, questa è la, tipo la prima doccia che si fanno da mesi. Che schifo. Comunque Simone c'è un po' di eco da, dalle due parti. Lo so. È questione di 7 minuti scarsi, bro. Dopo esco e poi rientrerò. Ah, ma quindi lo stai trasmettendo in tutto il negozio per vedertelo? Esatto. Shock and awe announcements of new games similar to shocking announcements of new games. Comunque è tutto registrato perché c'hanno anche i sottotitoli già fatti. E prima nei sottotitoli è uscito invece tipo di form racing, è uscito porn racing. Entusiasmo tutto il mondo. Ma quale sorpresa, ma vaffanculo. Me too. It's been really fun to build this, but you know, even working with our team, it's been challenging to do things safely in the era of COVID, and it's been meant a lot to me that Gamescom has said we still want to do this show, and I think for all of us. Quindi la Gamescom sarà tutta online. Non c'è più un cazzo. Quindi non deve fare manco lo sforzo di venire in Germania. Sì. If we do it right, we're gonna hopefully create that magic moment that we haven't felt this. È come se fossimo lì, tutto e per tutto, come loro. They've been great and lots of cool game info, but I really wanted to do something live with a lot of energy to it. So if we do things right, that's what people are about to see. Very cool. Good luck with everything. Thanks, Kyle. Thanks for hosting the pre-show. I'm doing my best. So che cosa? Questi tagli. Next up, we do have another world premiere trailer, baby. Vroom vroom, Hong Kong for Dirt 5. Ritorno dalla grande serie è questa, Dirt 5. Pensavo fosse nuovo Cars. Sarà un Forza, questo è quello dei Monster Destruction Derby dei poveri. Da là.
Mamma mia, come si chiamava quello lì che andava tanto? Stunt Car Racer, Hard Driving, no, Twisted Metal. Che era Ubisoft, che era quello che andava nel 2013, che facevi la terra, potevi fare pure il terraforming lì. Cioè pure potevi fare Ast. No, no, era sempre per le, per le automobili, però che andava... Trackmania. Trackmania. Di recente l'hanno non è anche... È anche uscito di nuovo, tipo gratis, su Epic o qualcosa del genere. Ah, Gate Crash, ok. Anzi, a proposito, sono usciti... Beh, non sei eccitato, Bruno. Non è il mio genere, però dai, sembra divertente. Ma dicevo, sono Madonna. Usciti giochi nuovi su... Su Epic. Ah, Tier 5. Sì. Quelle erano le modalità Vampire. Aia. Oh, una richiesta di amicizia da uno senza nome su Epic. Mi sembra proprio soddisfatto di quello che ha visto. Sì. Richard. Ah, sono un po' indietro, mi salvo. Madonna, però che simpatia, simpaticosa. Porca troia, sono così appassionato a quello che sto vedendo. Sì, ma sta fascia, ma che cazzo ti ha mai detto mentre sta fascia? Well, let's kick it off. Reason number 10 to be excited for opening Night Live 2020, feeling excited for next gen again. Number 9, Jeff Keighley wardrobe review. Number 8 reason to be excited for opening Night Live 2020, Destiny trailer. Sentite, ragazzi. Sei calmo. Number 7, this pre-show is finally over. Number 6, Call of Duty Black Ops Cold War. Number 5 reason to be excited for ONL 2020. Momenti di verità. Cos'è? Number 4, non l'avete sentito neanche, vabbè. Ho sentito qualcosa, non ho capito niente. Sta chiudendo il negozio, non ho dato l'annuncio. Ah. Grande. Vabbè, raghi, vado a chiudere. A me mi ha sempre messo ansia sta cosa, che rimaniamo chiusi nel negozio ogni volta che andiamo. No, non rimani chiuso nel negozio, ma noi non vorremmo noi rimanere chiusi. A dopo. Chiudi tutto, Simo. E attento che non è rimasto chiuso nessuno. Attenzione, cioè, ma proprio la paura che tipo scappavo verso l'uscita prima che mi chiudevano dentro. Ma va, veramente. Ma Jurassic Park? Però se sei troppo spoilerando adesso, però, ancora? Se stai avanti, stai avanti. È il gioco dove fai il tuo costruttore di Jurassic Park e poi spari ai dinosauri come nella vita vera. Ah, ma è per Switch. Ebbene sì. Ma penso sia lo stesso che era uscito già uno. Ah, ti costruisci il parchetto di dinosauri. Master the complete experience. E poi manda tutto a puttane. Sì, Jurassic World Evolution. Sono eccitatissimo. Cazzo, puoi già preordinarlo, meno male. Finora il più interessante è stato quello giapponese, che è tutto dire. That's it, that's all we have for you in this very pre-show. Please be excited for the action. Fammi aggiornare così magari mi metto in sincrono con te. Fall Guys Season 2, you'll see Black Ops Cold War, that mysterious Fall Guys Season 2, mamma mia. We've probably never heard of before. I think it's going to be a very good show. I'm personally excited about it. Me, I should thank you actually for putting up with my nonsense for the last 20 minutes. It is appreciated, but seriously, enjoy the show. Non lo so, è che cioè vedere sta gente che vai sui 40, 50 che fa ste robe, non va strano, il problema è che lo siamo anche noi. Sì, ma noi non lo facciamo di fronte alle telecamere. Sì che lo facciamo. Sei tu che non lo fai davanti alle telecamere. Appunto, vedi. Io c'ho più dignità. C'ho più decoro. No, bisognerebbe fare come le trasmissioni di calcio, che sono tutti vecchi, e poi ci sono le fighe a compensare.
Ma noi non ti vediamo, quindi pensiamo che sia tu la figa. In effetti. E ci sarà anche Cyberpunk, così annunciano il prossimo rinvio. Chissà. Ragazzi, pensavate uscire nel 2021? Welcome to Gamescom. Minchia, dove sta? Live 2020. Now this year Gamescom is of course a little different than normal and I hope all of you and your families are safe and healthy at home. Pizza, dai, si è organizzato però. Games have comforted and connected us more than ever. And with the launch of PlayStation 5 and Xbox Series X later this year, games are only going to get better. Well, all summer I was hoping we could get to this very moment, a big live. Vabbè, erano seri con la stagione 2 di Fall Guys, va veramente. Non hai visto che l'ha detto prima. No, non pensavo fosse una cosa. No, guarda, Ale, ti dico questo trucco. Dai, ti devi attivare i sottotitoli, così anche se non le senti, però leggi quello che dico. Perché tanto è tutto registrato, quindi i sottotitoli stanno tutto perfetto. Più o meno. Oh no, che cazzo ho fatto? Nothing without them or my production team, and doing a show at this scale safely is not easy, especially when all of you at home. Non mi sembra, arrivano un po' in ritardo. Expectations. I hope tonight reminds you why you love to play games. And with that, we're going to move on to our first game with a game that was just announced yesterday. Call of Duty Black Ops Cold War. Oh, finalmente. Is Dan Von Call of Reagan. To tell us about the game and give you an exclusive sneak peek. Dan, a sneak peek. Good, Jeff. Thanks for having me here. This is been a dream project for us. Pizza, guarda che effetti speciali che c'ha. We knew Black Ops Cold War was going to be a direct sequel to Black Ops 1 and we loved the idea of returning to the pillars. Allora sarà come faremo free playing nel 2048. Ci professionale. Sì. Però ci alzano un po' i Patreon, se non ci arriviamo. Infatti. Hai visto che c'è anche Brad Pitt di... C'era una volta Hollywood dentro questo gioco. Cazzo, sei sogliato tantissimo. Sono fatto uguale. Non l'hanno fatto uguale perché sennò te lo pagano i diritti, però l'hanno fatto uguale. Woods, Mason, like break it down. How does this fit into the Black Ops canon? You said it's a direct sequel, so are we going to see a lot of familiar faces? Ma poi questo chi sarebbe? Yeah, un po' di ritardo che sta sulla stazione spaziale. Hudson and Mason. And seeing how all those personalities mix with some of the new characters. So the campaign takes place. È un misto tra Robert Redford e Brad Pitt. Sì. So many anche Robert Redford. Really anche Robert Redford è un misto di Robert Redford. Anche nella vita vera. Pushing the storytelling in kind of a new direction. Sembra un po' Super Quark con lui al posto di Piero Angela. Geoff è il nostro Piero Angela. Piero Geoff. Guarda che figata, cioè pure l'ombra proiettata sullo schermo dietro, proprio super pro. Scopriamo che lo studio è vero. Sì, infatti dice, ah, pensate che era fitto, boh. Spaccatura. In realtà è stato ricreato con una PlayStation 5, in realtà. Il modello di Geoff, no. Il resto sì. Oh, arrivo subito che devo accendere luci fuori, un minuto. Fun to find that balance between the hard driving Call of Duty action and these more non-linear experiences inside some of the missions. E ora li spaccare tutti. So with choice comes this player wanting to feel that impact. So some of the towards the end will actually shape the ending of the narrative of the campaign. It's a multiple endings to this game. Yeah, absolutely. That was one of the big things for us. It's like we love that Black Ops has always been willing to take risks, and we all know they did some of this in Black Ops 2. And with our story and with these features, we love playing homage to those early Black Ops games. Oh yeah, I remember the numbers. All right. Well, Dan, we are excited to see more of it. I know multiplayer reveal is coming in September, but since you got a switch there, maybe you could flip the switch on something exclusive for us. Right? What are you going to show us? Yeah, absolutely. This is really exciting because this will be the first time we've done this outside the walls of the development studio. This is a scene from earlier in the game, and it's a critical point that really shows the narrative of the world, shows this threat that our heroes are going to be battling. So let's take a look. Mm-hmm.
Eccomi, world premiere. Information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. 1968, Vietnam War. La spia russa conosciuta come Perseo. Attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. Bomba nucleare. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Maledetto telefono. Ehi, Ale. Single largest threat to the free world. Capito, adesso tutto Call of Duty il nemico è Perseo, la spia rossa. Cazzo. Devo aggiornare la scheda perché sono cantato. General Haig, allow me to introduce the man. Ah, cioè devi fare tutto pur di essere in anticipo su di me, sì. Di spoilerare tutto lo streaming. Yes. Sì. Dato stavo dicendo che non gioco con Call of Duty da una vita. So tu. Ma io mi sa che l'ultimo. Se li gioca ancora. L'ultimo che ho giocato è stato il 4 e non l'ho finito. E cioè, tu dici Modern Warfare? Sì, sì, sì. 11 anni fa, ok. Sì, sì. Poi io mi sa che ho fatto una mezza partita al 5, poi il resto proprio 0, 0, 0. Quello a cui ho giocato di più è stato il 4. Ho fatto anche qualche partita in multiplayer. C'era uno dei miei coinquilini che era super fissatissimo. A me il 4 piace tantissimo. E pure a lui. Oh! Ah! Da, 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 da. Oh, io so che inizio l'unità. Ah! Ronald! Ah! Guarda, sto gioco c'hai messo Reagan, potevano metterci pure Rambo, porca puttana, sto punto me lo sarei comprato al volo, però. Pensa se invece di sti robi anonimi metteranno da una parte Rambo e dall'altra Commando. Sarebbe stato il gioco definitivo, invece hanno messo Brad Pitt. There is no higher duty. There is no higher honor. Few people will know of your struggles. Rest assured. Pizza che presidente. The entire free world will benefit. Altri che Putin. I know you won't fail us. Questo assomiglia un po'. Ma l'anno si assomiglia. Tu dici il cattivo sembra Putin? No, assomiglia più a Schwarzenegger il cattivo, in effetti. Che stile Geoff comunque. Oh. Almeno lo vestono bene. C'è anche il taschino per le patatine. Un gioco ambientato in India. In mezzo alle slum indiane. Ma è un India fantasy. Reflector. Stiamo facendo diversi passi avanti tecnicamente, non sbaglio. Pure quello di lui sembra molto più bello rispetto al passato. Ma questa è una scena pre-renderizzata, credo. Sì, sì, però. Pre-renderizzata, lei. Cazzo. Presti cazzi. Certo, comunque è incredibile che per vedere le robe realistiche dobbiamo vedere i videogiochi, poi vedi i film e ci stanno i pupazzi di merda. E perché nei film, essendo tutto in movimento, puntano più sulla confusione. Ah, hai visto? Lei si chiama 13, però in indiano. Infatti si chiama Unknown 9. Ah, Awakening, perché vogliono fare proprio una serie, ci credono proprio. Ma lo sai, ormai è tutto così. Sì. Ah, vedi, adesso va a vedere che cosa ha nascosto là dietro. Di sicuro effetti visivi migliori del trailer di Justice League nuovo. Ok.
chi è sta gente? Ah, forse è il seguito di Sense8. Let's get to the gameplay. One of this year's biggest games has been Doom Eternal. Tonight we got an exclusive first look at the campaign expansion called The Ancient Gods Part 1. Check this out. It's so shh. Tu l'hai giocato Doom, Alessio? No. Manco io, però mi ispira un casino ogni volta che lo vedo. No, le sezioni sott'acqua, che palle. E devo dire che è tanto che non provo uno sparatutto. Ah, c'è l'occhio di Sauron anche, sei contento, eh? Meno male, va. Ho messo il rampino. Ciao Mirko. Andiamo. Bene, stanno facendo dove dire Doom. L'espansione di Doom. Mordum. Io comunque lo farei in terza persona, Doom. È troppo figo il personaggio, non farlo vedere. Ti cambia tutto in terza persona. Eh sì, però chi se ne frega. Cioè, per com'è Doom... diventerebbe tipo Space Marine. Lo siamo in diretta, giusto? Sì, siamo in diretta. Ah, sei in diretta, allora aspetta, vado su Twitch. Smettila di bestemmiare, per favore. No, non su Twitch, vai su YouTube. Su YouTube? No, su Twitch a vedere il nostro canale, la nostra musica. Nessuno, dici. Hey Jeff, it's great to see you again. Hey Jeff, che è di Hudson, ah, quello di BioWare? Eh sì, questo ho fatto un po' di palestra, dai. Sì, eh. Ne manca la pisciata virile. Ma quello, dove cazzo sta dietro il campetto dietro casa? Che è? Stanno mica in quarantena, però, non so. Ma, boh, sì. Hai visto, Mircola, che Geoff sta nello studio virtuale tipo Super Quark? No, guarda, ho appena... Cioè... Adesso vedrà. Questo chi è? Ah, buono. Grigliatore? È un barbone che hanno preso per strada. Di là. Questo cercava la via per passare il film. Minchia, BioWare c'hanno il poster The Anthem dentro. Sono orgoglioso. Per non dimenticare. Guarda lì la fattuona. Piz, questo? E lei è... BioWare non è in Canada, boh? È in Canada? Non so quanti c'è, ancora non ce ne so due di BioWare. C'è Bio e c'è Ware. And of course it's all wrapped up in kind of a fantasy setting. Quindi, ma cos'è Dragon Age? Loro stanno a fare 4? Non lo so, credo che sia tipo un... Pensa di sì, questo è Dragon Age. Sì, ha detto Dragon Age. Ma loro avevano fatto vedere un trailer del 4, se non mi sbaglio. Senti che musica fantasy. Lived and grew up in these spaces as well. Comunque forse se siamo fortunati stasera vedremo anche un po' di giochi indie, non dico altro. Chissà se è guarda che ciuffo lui. Hai visto? Facciamo sempre Metroids come concertare. Sembra, hanno uno sfondo più che altro sembra Detroit Become Human. Sì, poi sta scelta, dove la facciamo sotto al ponte? Sotto al ponte, dove finiremo se facciamo un altro come Anthem?
se va a finire come Andromeda, ragazzi. Questi sono i nostri nuovi uffici, dopo Mass Effect, Andromeda e Anthem. Sono i nostri uffici, ma anche la nostra nuova casa. Questo che è Tarantino? Sembrava. Se è vero, Bioware non ne azzecca una grossa da poco. Ma con questo mi sa che si giocano tanto loro. Vedi la rotolata di Dark Souls subito. Ehi, Simone, stiamo vedendo Dragon Age, sei citato? Dragon Age? Come la remastered? No, no, il 4. Il 4? Sì. Comunque non c'è niente di sto gioco, per far vedere Unreal e poi mostrarsi che spacco troppo il placeholder. E beh, d'altronde, cioè, se ne sentiva la mancanza Dragon Age nel 2020. Ma per loro penso che ormai è o ci riusciamo a fare questo discendente. Ma BioWare? Sì. Da quelli che vi hanno portato le animazioni di Andromeda. Vedi, te sei l'internet cattivo che non dimentichi. No, ma guarda che in verità sarebbe un punto in più per comprarlo. Guarda, a me quello che hanno fatto vedere mi ha ispirato. Hai visto Mirko lo studio di Piero Angela? Che cazzo? No, ritorna al futuro! Un gioco di mamma mia, quello dei cosi. Simone, stanno facendo vedere Doc Brown. Madonna. Ma l'attore, quello vero? Yeah, we know who you are, but what are you here? I did come back from a future to this. È morto. Ragazzi, sto denominando, non è che avete cominciato a vedere di Player One. Mm-hmm. E non ve ne siete accorti. No, c'era morti. Christopher Lloyd che ha detto. C'è Christopher Lloyd che l'ha nominato. Ha detto: non sono ricchi e morti, sono Christopher al futuro. Sono Christopher vivo. Ah, per far notare la situazione. Beh, ma si capisce, vabbè, niente. Lo capisci subito se non c'è nessuno che trema. Perché mamma mia, Sargent si muove. Bello, c'era il 2, no? Poraccio, mi sa che si doveva pagare, Doc? Un po' di botulino, qualcosa per fare il marchettone a Sargent si muove. Beh, a sto punto potrebbero metterci la modalità Michael J. Fox in Sargent Simulator sarebbe una kick. Doctor's orders. No, i trailer con gli youtuber, no. Porca puttana. Ah, in coop. E non c'è il dottor Disrespect. No, è falso. Schifo, no. Porca puttana. Sto giocando ai videogiochi su YouTube. I Twitcher che fanno le puttanate, sì, gli urletti e le facce. Ed è uscito adesso su Epic Store. Un gioco che non dovrebbe esistere. Poi stesso devo dire a Pianesani che deve fare un video in cui mi dice che non dovrebbe esistere. Crossover was kind of crazy. Wait until you get a load of this next game announcement that I don't think anyone probably saw coming. Check this out. Vediamo, Geoff. Inizia tutto il World Premiere comunque, eh? Mm. And the Geoff. Che livello di World Premiere? Pac-Man. No. Questo già mi ispira. Già mi sta ispirando. Questo che è Napoleon Dynamite. Stai calmo. Già mi ispira. Stai calmo. Sta ispirando forte.
Come vera. Spira dal naso, Bruno. Aia, seguito da. Guarda che grafica, sì. Sembra vero. Protagonista occhialuto motore ma sembra della sto base la grafica stiamo a quel livello eccola anche meglio perché le cuffie che cazzo tra la cosa fai sono zombie quelli che cosa stanno facendo. Mamma mia. Ti prego, che cosa cazzo abbiamo appena visto? È bellissimo. Simone, ti dico solo costruttore di ponti The Walking Dead, gioco dell'anno. Beh, secondo me c'è della potenzialità. Io non trovo il cazzo di live che Gamescom. Aspetta che te lo linko. Basta che vai su YouTube, c'è nella A return of two classic characters that non linkato quello originale. Sì, sì. Quello su YouTube. Nei game Awards. Ma voi lo state vedendo su YouTube? Perché io sto un po' più avanti sì. Rispetto a voi. Io su YouTube, sì. No, siamo tutti su YouTube. Io ho visto Game adesso Epic Giant. Il canale. Sì. Ora c'è un topo con un mostro. Sì. One Elite sì. Force Stand Against the Darkness. Ecco, nessuno ha fatto di Darkness e la roba è... Sì, mamma mia, è vero. Nessuno ha rifatto? Nessuno ha rifatto The Darkness, nessuno ci ha pensato. Sam e Max. Sì. Oh, ciao, Doctor. Prima. Però Epic Giant, non l'avevo detto prima nel senso... Gigante e buono. Dal futuro. Chi è? The return of Sam and Max, yes. Grande Geoff. Simone, ma ti piace questo studio che hanno preso da Super Quark, lo studio virtuale? No. Questa? La giacca con i due bottoni. Bella Sidney Woodman. Non si fa mai. Carina. Bellissima. Tra ospite di Jen. E si chiama Sidney Goodman, come Saul. E anche come John. Huge congratulations. Io ancora devo giocare l'uno. Attenzione! E come sono stati così insolenti a non aspettare che avevi fatto l'uno? Lo so. Però me lo so comprato, lo stronzo che sono. Quindi. The show with and for indie developers. That premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special news. Lo so per ridere indie, Bruno. Big world premiere. Ah sì? Mannaggia. Ciao Gogul. Awesome, thank you. Grazie, so Doctor, l'abbonamento. Ma cazzo, mi sa che lo devo rinnovare anch'io. Siamo io, Alessio, Simone e Mirko. All right, well, on to our next game. In the next World Fantastici 4 expansion, World Premiere the mortal world of Azeroth to a place where no living soul has il mondo di Azeroth. Ah, cioè proprio è tutto verde, pure i piedi sono verdi. Oh, ma guarda che fighissimo, proietta pure le ombre per terra sui muri, hanno fatto proprio un lavorone. Non le vedo le ombre. Ma secondo me sì, probabilmente non è green screen. Hanno usato la tecnica di Mandalorian, dico io. Non è green screen, è che stanno in un cilindro dove proiettano roba in tempo reale. Sì. Ah, non credo che c'è la sì sì no la tecnica di Mandalorian con la real l'hanno fatto. Ma perché se fosse green screen non sarebbe così organico, diciamo. Poi si vedono le ombre. No, che riesce a mettere le ombre nel green screen, no. Appunto. World Premiere. Aia. Che è successo?
Questo cos'è? Walking Dead No, no, è ambientato nel mondo di World of Warcraft. Ah, sarà mica il coso, il cartone animato di Warcraft che devono fare? Mi sa di sì, a questo punto. Ma se, cioè, spero che non sia questi fotogrammi. Sono bozzetti. Queste sono le animazioni fluide. Qualcosa Adrian doveva lasciare il segno. L'ha lasciato nell'animazione. Afterlife's Bastion. Ma quindi il gioco di Bastion? Mamma mia. Stavo giocando. Vedi che avevo fatto bene a dire aia. Ma veramente il gioco di Bastion? No. No, Luke, non fatto. Luke è proprio quello di World of Warcraft, quella roba lì, no? League of Legends. Cartone animato male, però. Sì, è veramente. Vabbè, questi sono i proof of concept. Sì, questi sono delle animatics, ma... Comunque col Covid veramente si è stoppato tutto. Però non è che guarda, abbiamo visto gli altri anni cose tanto diverse. Sì, finché... Però... Ma lui non è un po' Ryu di Street Fighter vecchio? Perché secondo me peggio di come cazzo si chiama Suicide Squad non potrà mai essere. Io una roba del genere, guarda, sugli incubi ancora. Che senso? Oh, ragazzi, con James Gunn che telefona agli altri e dice fate finta di essere citati per il film. Ah, ma il film non quello. Vabbè, ma che c'è? Oh, ragazzi, ma lontano un attimo. Dai, bro. Immagino. Così mi sentite? E adesso appare con... Mi allontano un attimo e appare accanto a Geoff, Bruno. Devos. Ve l'ho detto che non era Grayscale, ragazzi. Che tocca il muro. Che tocca tutto. Lo vedi, Mirko, lo vedi? Guarda, Simo! Ma siamo in diretta? Che gli fa pizza, che roba. Sì, sì. Pizza, che roba. Pizza, che roba. Sì, sì. Siamo in diretta, là non mi esprimo. Su Geo. No, no, in generale, sì, a parte pure. Avrei da dire pure su Geo. C'è sempre qualcosa da dire. Su... L'emblema del giornalismo libero, capito? Quindi cos'è che sapeva alla fine? Io prima non l'abbiamo ancora capito. Non si è più saputo niente di quella faccenda lì. Non ha mai detto cosa sapeva. Che momento soporifero. E lo dire, i disegni non sono manco brutti, poi. Però... No, vabbè, certo, se fossero disegni. Fossero fermi. Siccome sono animati, fanno un po' ridere. Ma questi sono proprio i test che fa le animatiche, capito, prima di fare la cinematica. I gay frame. Sì, lo storyboard. Hanno addirittura animato le sopracciglia, pensate. Dicono che dura un paio d'ore comunque questa cosa, perché è importante che tutti sappiate come Bastion. Viene 9:30, vi dovrò lasciare, ma poi torno. Ma penso che sia finita. No. Deve finire per le 10. C'è iniziato alle 8. La spada! Che violenza! Ria risucchiato. Cos'erano questi two fingers? Oh! Mamma mia. Comunque già sta cosa che non riesce a distinguere se è una roba Valve, se è una roba Riot, se è una roba Blizzard, eccetera, per me è un po' preoccupante. Ecco, perché ormai tutti questi immaginari si sono confusi. Ma è un problema, da un certo punto di vista. Certo, se c'hai un brand e non riesci a distinguerlo più da uno all'altro. Secondo me, Mirko, però il problema è... No, è che vende sta roba, secchiate per bisogno. Sai cosa? Il media utilizzato, cioè... Queste sono cinematiche, cioè sono disegni che puoi mettere, ma effettivamente non sono caratterizzati come il prodotto finale, secondo me.
Ma... perché io così ti direi che non è cioè mi ricorda Blizzard, ma ti direi non sì, è ma infatti anche io comincio a pensare che sia più roba Riot, così su due piedi. Però è quello il fatto, è che non si capisce, cioè te un brand cazzo lo lanci, lo dovresti comunque proprio becca subito che roba è invece. E soprattutto tre minuti così non si può fare. Sì, cioè, manco in game io reggerei una roba del genere, pensa. Però quella non è la spada di Warcraft 3, no? Non c'era sta spada. Cioè, questo è il problema, secondo me, principale. Che tu stai facendo 5 minuti di una roba che non c'ha niente, non mi puoi, non mi vendi neanche l'idea, non mi vendi niente. E quello lì è che se sta cosa ne deve vende a me, che non ho idea di cosa sia, sto prodotto... E poi assomigliano a 106, ma non solo, cioè non tanto... Sì, no, lo studio questo so, mi sa che è Six More Vodka che l'ha fatto, per riuscire a fare quello, però è proprio... E loro fanno rune terra, fanno roba Riot, quindi potrebbe essere una roba di quello. Però è proprio, madò, gli angeli che si menano, non c'è niente d'originale. Che palle. Ah, ecco. Cioè potrebbe essere anche Magic the Gathering ormai. Come l'ho detto. No, l'ho visto adesso e ci ha inculato Blizzard. Questo vuol dire che dal disegno alle animazioni le cose cambiano. E lui dice, non c'è niente a dire. Vuol dire che dal disegno alle animazioni le cose cambiano un sacco in fase di... a casa Riot. Perché i disegni, i video di Blizzard li becchi subito. Però vedi invece che roba Blizzard, quindi anche loro se sono informati a fare... E mo? Ah, eccolo, dove lo fanno? Ah, vabbè, ok. Hanno fatto una merdata perché poi ti fanno vedere il gioco in game, effettivamente. Ma quanta gente ci gioca ancora? Ah, qualche milioncino ci sarà ancora. Incredibile, eh? Ma infatti, Doctor, sì, sono d'accordo, è un po' avvilente sta cosa. O magari è una roba proprio buttata lì tanto per, però... Quanto sono arrivati? 20 anni? No, per me di più. Eccomi. Ah, no, non è vero, perché hanno fatto il 20° anniversario e hanno ributtato fuori il gioco base, no? Era per i 20 anni. E quindi sì, hanno superato i 20 anni. Nel 2000 è uscito, ma pensa tu. E se hai capito quanto ha fatturato in 20 anni? Non penso ci sia un... Ha fatturato 1.000 miliardi. Incredibile, oh. October 27th, it is official. Bruno, siccome lo studio di Gale, non so se ci hai sentito. Sì, sì, no, vi sentivo, c'ho le cuffie wireless. Ma now it's time for the announcement of a new universe. Tutti funzionano. Differenza. Sì, sì, comunque è proiettata la roba. No, perché queste sono quelle cuffie wireless vecchia scuola, non sono Bluetooth, quindi puoi andare pure al paese vicino. Cioè, quelle con l'antennina con l'onda radio? Sì. Madonna! Ma ce l'hanno il Bluetooth? No. Quindi non è un altro trailer. Non è un Razer teaser. No, sono delle Sony MD-MDB. MDM. Quelle la TV. Sì. Che palle, questo? Si giù di fantasy. No, ma vedi che fantasy sono la rovina del mondo. Mamma mia. Cioè sto fantasy con le armature con da le chi è che da chi è che è partito il fantasy? Mamma mia. Ma no, che c'entra lui? Che c'entra? Dalla Bibbia. Ma no, bro, il problema è che World of Warcraft sono 20 anni che ha dettato la legge del fantasy. Cioè, c'è pochi cazzi. Ah, oh, Warhammer sì, è questo. Beh, Warhammer è già meglio. Sì, però vedi che anche questo si è un po'. Però Warhammer bizzardizzato. È così. Ma le armature. Invece di fare il seguito di Space Marine. È sempre stato. Ah! No, ma hai visto l'ombra? Hai visto l'ombra per terra? Qualcosa di recente. A lui è in uno studio. Let's bring him out, everybody. Crash Bandicoot. What?
Guarda lì con la faccia arrapata, con la lingua di fuori, comunque su Crash va bene. Crash con la mascherina. Anche questi sotto il ponte. No, che cazzo. Che bello. Ah, stavo in Germania. La maschera, però a me mi piace. A me ste cazzate. Vedi, Simone si sta convertendo. Sai che bello, sotto c'ha un'erezione. No. Oppure l'avete visto mai voi, Gigolò per sbaglio? Che no. C'era la tizia che ci aveva la maschera così perché ci aveva il cazzo al posto del naso, praticamente. Ma è la prima volta che ci successo. Scuserai, Mirko. Ah, ma sta carina l'idea. Che okay, ne messa. Bravi. Dai, l'idea è carina. E quello sarebbe Mr. Gamescom. Lui è la personificazione della Gamescom. La robotizzazione. Questo? Comunque lui è. Lui questo è Christian Colli di Multiplayer.it. È uguale. Cologne, but, what he was hinting no, no, scusa Christian, se ci stai sentendo mi perdonami. Lui ha un Virginity Shield altissimo. I Colli? No, no, questo. No, no, Colli è... Parlate un po' cosa c'è nell'angolo a sinistra, in alto. Ancora il celofanato. Il simbolo è come custodire del COVID. E cos'è? Anzi, è diventato stealth Crash Bandicoot. Però così bidimensionale, dai. Ma bro, l'hai mai visto c'era tutto, no? C'hai mai giocato? L'hai mai visto? Sì, visto, sì, giocato mai. Allora era così, bro. Sì, no, qualche livello 2D, sì, però... no, ma pure in questo qui mi sa che c'era tutto 2D, ma c'è tutto 2D, poi girava quel finto 3D, eh. No, raga, tutto no. C'era tutto nel senso 2D e 3D c'erano, no? Ragazzi, voi l'avete giocato? Come no, 2D c'erano i livelli, quello vecchio che ruotava così. Ma non libero. Sì, ma... Ma io non credo che sia libero, Crash. Sembra che è Geoff che sta nel livello, guarda. Ma lui che cos'è, il programmatore di Crash Bandicoot? Lui è quello che era dentro su pazzo, sì. Il Fast for Bob che lo sviluppatore, sì. Lui è la Gamescom, bro. Mr. Gamescom. Guarda che diventi pazzo. About the prospect of Crash being on his team. Ma mi perdo molto se non metto l'audio. Io ho messo i sottotitoli. Sono i sottotitoli che si leggono bene abbastanza. Però devi mettere in tedesco, così ti sentivi la GameCube. Non ti senti più a Colonna. E c'è scritto boom, jump, grande Geoff. Come Back for This? Come metta la pubblicità? È chiaro. I have become... È un uomo libero, Bruno. Non si fa legare. Mai visto questo? È il reboot di Anthem, secondo me. Sì. Reboot di cui tutti avevamo bisogno. Sembra una chiesa fuori. Mi piacerebbe moltissimo a Epic. But together, this entire planet will fear us. Fiatella importante. Secondo me è Dead Planets, no, come si chiama? Dead Space Path. Magari. No, dici? No, spero di no, sì. Ma è una roba fatta in tre... Mischia, lo stile... Ah, Godfall, scommetto che è Godfall. Ma come? Di nuovo. O comunque c'è niente da fare. Quando non sai come fa un nemico, mette centeschio come faccia, hai vinto. È incredibile. Che palle. Proprio il design. Ma scusa, ma non ti ricorda un po' Destiny, Mirko? Qualcosa? Ma qua? A me è tutto ormai. Cioè, mi guardo allo specchio e mi ricordo Destiny ormai. Ecco, vabbè. A me ricorda Destiny. Sì, ma come hanno presentato sti trailer con le esplosioni. Ma anche queste, alcune di queste animazioni. Ah, Outriders. Outriders. Cos'è un altro questo spazio? Questo non è quello di Mercury Steam. Ah no,
Per Walk and Fly, quindi cosa? Red Bullet, Bullet quello là. Quello là, bravo. Bulletstorm. Bulletstorm, vero? Sì. Per Walk and Fly. Ah, quindi dopo tutta questo quella presentazione, questo è il gioco vero. Questo sì, Hyperscape. Ah, ma quindi quello prima pure era un Battle Royale? O era un looter shooter? Un cooperativo, un PvE, quello. Ah, un looter shooter. Looter shooter. Chiamano così. Sì. Ah. Basta, gli è belli. Comunque è andato bene su Metacritic. Cosa abbiamo fatto? 70-80%, cioè tra il 70 e l'80. Vedi che va guardato, ma na, 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 stavo na, pensando na. Di andare a vedere Tenet in IMAX. Poi ho visto la distanza del cinema e ho detto no, guarda. Ci vado al cinema normale. Dillo, va bene. I can see you're new here. Let me get you up to speed. Rivolgetevi alla ditta molto bene per le vostre esigenze di suffering away deep underground where we ain't causing trouble but era la vera voce di Mirko. Ma che è sto gioco? Scusate, ma quel allora, capolavoro di forse era un messaggio di Morris. Comunque c'ha il look di Borderlands però realistico, quindi è proprio sei contento Mirko? Mamma mia. Con l'occhietti, no, vedi un po'. Quel capolavoro di Overkill là, come cazzo si chiamava il gioco, quello di Killzone? No, no, quello PvE, PvP, tutto di cose. No, io non era Gearbox, chi era? Che Mirko faceva schifo, io ho detto che invece il design era carino, che se la spazzata ammazzavano tutti con le ruote, le cose. Quello che era stato leakato poi alle 3 dell'anno scorso, dai aiutami, di Ninja Theory. Ah sì, forse ho capito qual è quel Battle Royale, che anche lì quello è durato una settimana pure quello. No, ma non è uscito neanche Necromund. Necromund. Ehi là, chi è questo? Ma poi Necromunda non è una roba di Warhammer. Ma era Ninja Theory. Necromunda Sì, sì, era di Ninja Theory. Kill qualcosa, Ninja Theory. È il Blade. Games. Mamma mia, non me lo ricordo proprio. The next generation of console will clearly. Questi sono gli youtuber amici tuoi, Bruno. Perché ci sono Bleeding Edge. Ah, bravo, sì, problema. Titoli e c'è scritto Isodomize Common, c'è scritto. Sì, mi sa che li hanno pagati un cazzo quelli che facevano i sottotitoli, ogni tanto ci hanno messo degli easter egg. Pro futuro dos games eu vejo futuro dos comunque gaming. Bleeding Edge Bleeding gaming. Edge evolução Edardo, benvenuti, questi interage com interage em busca de experiências interage imersivas. Ha letto anche Betty Ref, ha letto Sodomize Como. Mi sa che hanno fatto tipo riconoscimento vocale e poi l'hanno editato un po' a cazzo. I love about opening night is that we can show you the biggest games in the industry and also smaller titles that should be on your radar. Pay attention to this next game. It comes from a team of two in Sweden, Tuxedo Labs. Un team di due persone in Svezia. Ma c'è solo questo o ci sono altri eventi? Oh, un team di due persone in Svezia, quindi ferroccio. For a fully destructible game world. No, hanno detto che ci saranno altri eventi. Il 29 fanno vedere i giochi indie, boh. E che pacco gonfio che c'ha Geoff? Proprio un uomo. Un uomo di misura. Mi piace che sei attento ai dettagli. E beh, mi casca l'occhio, giustamente. Giustamente. Ragazzi, ve lo ricordate Minecraft? Russo, gioca in un ambiente davvero interattivo. Ve lo ricordate Minecraft, ragazzi? Un pochino. Bello, però quella macchina che esplode il palazzo, sai che non è male? Il camion a fuoco pure. E che cazzo è? Terrorist Simulator? Breivik Simulator, giustamente.
Di preparare un sentiero efficiente. No, è il gioco di spaccare tutto per andare da punto A a punto B. Quindi l'unico modo da averci qualche meccanica nuova è fare sta roba in voxel. Perché è tutto distruttibile col voxel. Sì. Ah, devi fare le rapine. Le rapine. Però l'idea di usare un dai, non è uno stile grafico. Ma bella, oh, se, cioè, cazzo, finalmente. A me è riconoscibile questo, visto quello che dicevamo prima. Quello sto dicendo. Oh, perlomeno il mondo di gioco, cioè, c'ha un senso di distruttibilità. Non era come Battlefield che ti casca la scatola del palazzo e poi finta di. Bello. Di cartone era fatto. Ah. Sì, anche questo è un po', non è che sa che questo martello poi rompe anche l'acqua. Last year at opening night live we announced Little Nightmares. Well, the team Madonna, questo è il futuro che ci aspetta. Il problema è lui, cioè se toglie lui è bellissimo, ma così è figo però. Lui come al solito non si sa da chi. Ma in verità sulla 7 questa cosa la fanno da 3 anni. Da Zoro. No, no, sull'aria che tira fanno i cosi così. Oh, i cartonati virtuali. Ma che me devi. Nice. Right, questi hanno giocato un po' a Limbo e Inside. E questo è Little Nightmare 2. Ma voi ci avete giocato mai ad uno? Io ce l'ho, no. Ci devo giocare. Ma perché se ci sta Inside platform? Devi fare questa cosa? E infatti mi sembra. È proprio per quello che mi sembra un po' la copia sbiadita, perciò. Non... Ma anche l'uno era un platform così? Sì, sì. No, dai, questo da vedere comunque è molto bello. Bellino, Ma dicono tutti che è tipo Limbo Inside, però un po' sì, meno. Sì, io c'ho un sacco. Perché c'ho un sacco di studenti fissati a scuola a questo Little Nightmares, ma non è capito. Però vedi, c'ha ste cose qua un po' da. Ah, si può giocare in due. È un po' lo stile piccoli brividi. Ma insomma. Forse. Aveva giocato Backsoft in live. Senza te. Il 2 proprio non ho giocato. Lo Slenderman. Sì, credo che ci abbiano infilato quello che poteva. Vedi, non c'ha lo stile di Limbo, è più caciarone. Qui sempre ste ninna nanne dei film horror, mamma che palle. Ormai non possono mancare. Le ninna nanne e i sussurri. Ma che è questo? Ah, oh, è lui, è cosa? Sì, è Jerry Lawler, il famosissimo Jerry Lawler. È lo, sì, è lo... fa roba di wrestling. Mai visto. Mamma mia. Mamma mia. Credo che abbia anche la sua età. È il wrestling con i pupazzoni. È anche leggermente tinto. Questo è il gioco d'Andrea Settex. Sì. Però sti pupazzoni, mamma mia. Belle, Cioè siamo passati da che era uno sport vero, non ti permetterà di dire niente, queste cose qua. Lo sport vero, il wrestling, Bruno. Beh sì, negli anni 80 c'era quella cosa che, mamma, sarà finto, ma non è finto. Ma da noi magari te lo spacciavano un po' così. Sì. E più o meno è dagli anni 90-2000 che hanno iniziato a dire esplicitamente che era... Che era una cazzata. Sì. Mamma mia. Ma Undertaker non era morto in realtà? No. Ha sconfitto la morte. No, l'unico che è morto sono British Bulldog... Eddie Guerrero. Rey Mysterio pure è morto. Uno di quelli, oltre a Eddie Guerrero, ne è morto un altro di quelli. Non so se Rey Mysterio.
E poi Digger non era morto male male, che ha ammazzato pure la famiglia. No, quello era un altro che ha ammazzato la famiglia. Digger è morto in albergo in circostanze, cioè, tipo overdose. La razza. Nei giochi almeno possono darsi mazzate vere. Via, bella Sydney. Cambia proprio tono. Bella. Watch Dogs Legion. Perché non ci mettono un benzinaro sul gioco? Fanno del benzinero. Pure questo, un altro di quei cliché è che se te sei un mezzo pazzo criminale di qualche gang, ci devi avere pitturata sulla faccia delle scritte inutili, tipo anche quello con la maschera trasparente, tutta pitturata. Sarà un po' simile al nostro gioco del futuro. Beh. Dove te sarai uno sporco imperiale, immagino. Vedi. Ma non lo so. Perché X-Wing mi piacciono di più. X-Wing sono bello. Curious Expedition 2. Best in the game. Così. It was time for the world. Secondo premio, secondo solo al Drago d'Oro. Questo. Congratulations to all the winners. As I mentioned, sai che spalle che c'è questa. Great shows and new ways for you to get all your gaming news. E c'ha quella, guarda, c'ha quell'accumulo di grasso che ha che sulle braccia, sotto le braccia, che è appena appena, cioè quello giusto, diciamo. È un tenditore, sì, no? Finito? No, ti dai un rompicazzo semplicemente. Gamescom Awesome Indie Show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Best of Show, including the Gamescom Award. Gamescom 2020 is available on IGN and wherever you stream Gamescom now. Di Gamescom un'altra volta, per favore. Ecco, l'ha detto. Non mi cazzo. Ah, ma vedi, c'è anche Luigi Sotto. Ma che cazzo è? From Motive Studios that delivers the ultimate. Cazzo, un po' di gameplay di Squadron. Ancora questo cazzo di stellare. Ma Squadrons, Bruno. Capito. Bruno, vedi, potresti prendere anche te sulla PlayStation 5, ci giochiamo insieme. Ma vado a comprare. Ti aspettiamo qui. Let's check it out. Comunque la roba grafica mi piace perché richiama comunque i rogue leader, la squadra. Light or dark. Lei, guarda che stronzi. Ma ah, perché c'è un tatuaggio, invece c'è il mondo dentro. Perché ogni tatuaggio fa mondo a sé. Non si chiede mai il significato dei tatuaggi. Ah no? Soprattutto se c'è scritto il nome di qualcuno. Che significa questo, Gianni? Guarda Palpatino. Patatino. Che bellino che è. Lui che guida l'astronave, ce lo vedo proprio. Astronave a rotelle proprio. Questa cosa è proprio figa, sto filmato. Guarda l'X-Wing come va. Ah, mamma mia. Però Bloom la fanno. E cazzo che figo però. Non ho visto anche la musichina. Sì, però se ci fanno vedere anche un po' di gioco, magari così, Come te lo sto lasciando vedere Susan Anka? Io volevo un altro po' di FFF. Vedi. Ma adesso ti faranno, scusa, ti hanno fatto vedere prima i ribelli, adesso ti faranno vedere gli imperiali. È quello Rovazzo. O gli imperiali, guarda, sono tutti, hai visto? C'è quella di colore, la cinese, quello con i capelli rossi. C'è. Quello con i capelli rossi. L'impero è a favore delle disuguaglianze. Sì, esatto, hanno preso tutti gli scarti dell'umanità. L'impero è divide. Ma quello guarda lui, questo sembra Bad di Community. Non so se chiaro. Your mission is to extract her from an orbital outpost. Qualcuno chiede al Elden Ring, ma non spiegatelo che non lo vedranno mai. Madonna, come la grafica ti rimette a posto con la realtà. Ma dai, visto come uscivano.
mamma mia. Boh, è che c'ho sempre il sospetto che guida sta roba sia veramente mezzo impossibile. Beh, il problema dei giochi di volo è questo, che alla fine segui i puntini sullo schermo e basta. Ma questo non credo. È vero, che sta facendo? Dove sparano? Ti. Ah, quelli sono verdi perché sono buoni. Mi sa che ti è stato un po' un downgrade, ma appena appena. No, leggerissimo. Non tanto, l'altra volta sembrava vero. Questa è la versione Switch, mi sa. Lo percepisco da qua io. No, mamma mia, anche con gli occhi chiusi lo percepisci. Qui è un po' meglio. Ma insomma. Non sembra così brutto, ragazzi. Ma infatti c'è qualcosa che non mi è quadro, ragazzi. Esce tra un mese. Perché mi sa che quando parlano i personaggi dietro è tipo uno sfondo dipinto. Fifi e come Mandalorian. Vabbè, però le cose brutte sono altre. Dai. No, ma oh ragazzi, quella scena prima dove si sparavano con le astronavi che apparivano. Sì, c'è stato un momento un po' terribile, sottotono. Esce il sarà il 10 febbraio o il 2 ottobre 2020? 2 ottobre. 2 ottobre. Ah, 2020, è vero, quindi 2 ottobre. Sì. Ma forse è il fatto che hanno è l'illuminazione che a volte no, ma era proprio vedi che bottoni che c'ha la giacca, i bottoni bianco neri. Ma non si fanno, non si allaccia mai due bottoni. No, il primo. Ma poi come sta? Pare che se sta a piscia sotto. Quello è proprio quello che è successo. The Sims? Ho capito. Con la maglietta. The Sims Star Wars. Che bello. Porca di quella puttana. Ragazzi, mi piace Star Wars. Mi piacciono The Sims. Guarda che questo è banca, ragazzi. E se mi mettono The Sims in Star Wars? Guarda che geniale. Che bello. Però è geniale, ragazzi. No, questo sbanca, guarda. Non per noi, ma davvero. Sì. Ovviamente saranno tutte robe che ti potrai comprare comodamente con DLC. Sarà il pack Chewbacca, il pack R2D2. Probabile. Ma chissà se gli è rimasto ancora qualcosa a Lucas. O ha venduto tutti i le lacrime. Sono tutti i soldi di Disney questi. Sì. Vorrei dirvelo ancora, no? E gli altri cazzi. Ma poi sai che lavoro per fare tutta sta cosa? Mazza. Sì, infatti Matt, la gente gioca ancora The Sims, ma mi sa di sì. Sì, ma tanto. Un macello. Ci gioca tanto. Sì. Però l'idea è sfiga che ti rifai la cantina, ti rifai le case. Sogno di ogni nerd avere una casa a forma di guerra stellare. Beh, Mirko, però lo sappiamo come è. Ma no, lo so, non il mio, però... No, manco il mio, però... Cioè. Ah, 8-9 è già uscito, quindi. 8 settembre, sì. Finirà che sarà il sogno mio a sto punto. Che fa? Lui era rimasto interdetto. A parte che c'è la bustarella dentro la tasca. Non è fatto. Sì, è andato quello di Electronic Arts, ha detto, tieni Geoff, tieni. Grazie di tutto, alla prossima. Grande professionista. Non facciamo che non ci si rivede più, eh. Che schifo. Guarda quella camicia sotto, però, ma com'è una polo con i bottoni? Infatti, grande, mi divestirò anch'io così da ma grande. Manco Toretto se veste così. No, Lego Star Wars, ma che è sta parte? Mamma mia, io uso 30... Basta! 12 minuti? Annapurna? Ah, non è Lego Star Wars. Ah cazzo, questo è quello lì. 12 minuti. Ma quando esce? Ci abbiamo la data? Boh. Il 2 febbraio cioè, 2020. Questo proprio subito, cioè proprio day one. Guarda, si sta inculando lui. Ah sì, questo sembra figo. Porca troia, che meraviglia. Look at it as a whole. Then silently. Perché non ci sono i sottotitoli? Ah, eccoli qua. Ma ci sono. Però sono Mi erano Madonna.
guarda il pavimento, hai visto? Quello di Shining. Sì. William Dafoe addirittura. Bravi! Quando esce? Intrappolato in un time loop. Ah, non è 12 minuti. Coming soon. Sì, 12 minuti, che 12 minutes. Sì, no, non è 12 minuti di preview, è proprio 12 minuti il teaser del gioco. Ah, sì, perché lui pure la 12 minuti, vedrà. Ah, bello. No. Pronti a vedere il gioco più emotivo. Day one. Il gioco di camminare. Beh, magari fanno vedere robe più interessanti. Magari, vediamo. Su altri posti. Quando è che abbiamo visto una mesata fa l'ultima volta? Madonna, che schifo. Aspetta, no, vediamo, questo magari è una build. No, è una femmina. Ah, sì. Femmina. Sì, c'ha le tette. Vedrai. Guarda che design, guarda, madonna mia. Ma anche a voi scatto o solo a me? Sì, no. Anche a loro, anche a loro. Pensa Bruno, pensa. Probabilmente anche a loro scatto. Penso quando facevano la cattura del gameplay. È finito. Bravo, già. Bravo. Cioè, questo sì. È tutto. No, vabbè. Gearbox si conferma proprio. Probabilmente se vergognano anche loro di farlo vedere. Dopo lo fa vedere Lego Star Wars. Non ho parole. PS4 and today it's also on Switch Xbox. All platforms. Here's a look at the heart of Deimos. La Art of Deimos. Espansione di Doom? No, Warframe, ho detto. Warframe. Ah, è vero, Warframe. C'è un gioco che mi dovrebbe tanto piacere, invece boh. Perché dovrebbe? E questo in terza persona, secondo me. No, sai perché? Perché è pensato per essere giocato con mouse e tastiera. Aspetta, non mi ci trovo. A me non piace il design. No, il design è molto figo. E invece a me sta roba. Cioè, adesso magari dipende dalle espansioni, però. Mezza organica, mi dà poco fastidio. Guarda là. Il robot soprattutto. Cos'è che è Claptrap? C'è un Claptrap, esatto. Eppure questo è un altro gioco che macina soldi. Sì. Ma dice che ultimamente sta avendo qualche problemino, diceva la NEM. Il robot dopo 15 anni ormai. Questo è vecchio, Lego Star Wars è una specie di remastered. Addirittura. Sai, sarebbe bello se facessero cioè questo è l'immaginario della copertina dei metalloni dei cosi di Aerosmith, ti ricordi quella copertina con la donna robot? No, quello era cosa, dai, so many people have been era Sorayama, che Warframe. Mi sono scordato l'extra credit l'altro. Guarda, lui sono quattro giorni, mi sono scordato le chitarre dietro. I think I've given out more advice. Ho visto Nanette, lo spettacolo di stand up di quella australiana Anna Gaspi, mi sembra bellissimo. Passando. Todos. Então, nesse momento eu acho que ti faccio un bello pompino. Sì, Anna Gatti. Mais amor, mais carinho e saber que bellissimo. A gente vai ho sentito parlare da ho trovato il podcast della Galeazzi. È meraviglioso. È bello che io ve l'ho detto un anno fa nel podcast. Sì, ma se ti chiamavi pure tu Chiara, cioè le tette, magari ti ascoltava. No, di quel podcast, anzi, in particolare di In Teoria, in cui ci sta anche lei, e avevo parlato pure di lei, e pure di Anna Gatti, tipo 6 mesi fa. Allora. Quanto ne sai? Io? Lo sai, io ne so perché sono amico di quell'altro che ne sa. Quello che abita là. No, Giovanni. Non sei quello che sta là. Gogol, ne sa un sacco. Cazzo, non c'è il chat, Gogol? Stava su Twitch. Sì, ma... se qualcuno vuole attenzione
Sì, se volete venire su Discord, tra l'altro, di buon... Mirko, sei pronto? Beh, questo è bello, eh? Mia versus pescato. Cioè, poi ce la prendiamo con Nintendo, va bene, però. Ma torniamo lì, se fosse su Switch. No, no. I miei dello dicono che su Switch sarà... Anche perché la grafica del gioco non sarà mai questa, quindi... Sarebbe un picchiaduro questo. Guarda che è fattibile una roba del genere. Ma cosa? È un po' troppo effettata, mi sa, per essere. Ma dove? Ma sono due personaggi e quattro voci. Eh sì, però boh. Le animazioni che... Ma questo, io ho la sensazione che è un altro cazzo di gioco alla... Alla Overwatch. Alla Overwatch. Supercharged. Mamma mia. È un po' Overwatch, un po' Fortnite. Mamma quanto mia. Per quanto ami i robottoni, Override 2, quindi c'è stato anche un... Quindi c'è stato anche un primo. Dai, ah no, è un... È un'arena picchiaduro, picchiaduro arena. Però, non è brutto la grafica. No, è più bello in game che il coso. Special crossover. Ma non mi stanno entusiasmando molto sti giochi comunque. No, presentati. No, sono... A parte Dragon Age, perché c'era la schivata alla Dark Souls. Alright guys, we're back officially into no, la pizza non arriverà mai. La pizza great stuff to show you. Destiny 2 Beyond Light Stasis, you're gonna see a brand new look at that. Oh, Destiny 2 che era un po' che non si vedeva. Ratchet and Clank for PlayStation 5. Ah, Ratchet and Clank anche fanno vedere. Opening Night Live Fall Guys Season 2 is the start of Gamescom 2020. But right now on September 25th, Mafia Definitive Edition launches, a comprehensive built from the ground up remake of the original Mafia. Tonight we've got the exclusive debut of the next trailer. Mafia, voglio vedere il remake di Mafia. Mafia Remastered, Mafia Kill Wild. Quella è un'altra roba che mi giocherò su PlayStation 5 sicuro. Ah, i Salieri. Mafia Remastered. Sì, sì. Sì. Ha capito come si chiama la famiglia mafiosi? I Salieri. Un nome conosciuto sì, in tutto il del mondo. Noto regista. Ah, Ecco, questo lo potrei fare, lo potrei giocare. Questo era proprio bello come perché ai tempi lo sai che non, praticamente l'ho giocato due ore. Boh, io non so adesso rigiocarlo, però ce ne ricordi come penso uno dei giochi più belli che avevo mai giocato. Ma sei, lo sai tutti? Cioè non c'è uno che mi ha detto ah che gioco che non mi è no, piaciuto. No, per l'epoca era impressionante in tutto, storia bellissima, belle missioni, cioè mi ricordo le missioni ancora. E proprio Mafia 2 fece mezzo cagare, Mafia 3 ancora sì. Più cagare. Mafia 2 anche se per me l'ambientazione del 3 era stupenda perché quella roba del Vietnam. Nel Vietnam però in lì che era in Louisiana, New Orleans. A New Orleans, cioè cazzo. A me piace quel posto, piace tantissimo New Orleans. E però dicono che è una merda. Welcome to the family. Ma una merda magari no, però dicono che era molto ripetitivo. Tanto ce l'ho nel plus, quindi prima o poi. Sì, pure io. FPS from a team in Montreal, Canada. Ma due o tre? Is coming in early 2021 and has a unique mechanic. Ah, c'era nel plus, hanno dato? Non l'ho scaricato anch'io, ma io non ho mai giocato. Check this out. Check this out. Second time look di che? Check this out. Check this out. Ma cazzo, come? Cioè c'hai tu, cosa vuol dire loop? È figo! Cioè l'idea è figa, eh. Questo di fare solo questo, cioè, la soglia di ingresso per giocare è altissima secondo me, Ah, questo è il gioco di Tenet, ragazzi. No, non mi dire niente di Tenet. Ma che ne so, sì. Ieri già Google me lo stava spoilerando. Perché lui è andato a vederlo? Se ha letto le trame, sai, solo per darmi fastidio. Io ho letto solo la recensione da LoL e non è bastato. A quelli di Cinefax non dicono che niente. Non è brutto. A quelli di Cinefax ho sentito oggi ma non si capisce niente, cioè ne parlano per 20 minuti senza di niente. Niente. Loro riescono a fare questa cosa. Un po' ho capito, ma allora perché lo devo ascoltare una roba? Cioè,
Vabbè, hanno detto che non sono bravi loro. Sì, però di questo film proprio non do. Oh, vedi, bro, eccolo qua. Ah, The Skywalker. Le mie due cose preferite insieme. Lego e sai che sarà bello quando faranno Lego Playmobil. Sarebbe questa è la volta buona che ti compri tutto, Bruno. Eccoli, va. Ti pare loro. Pronto? Terzo piano. Ah, al citofono dici pronto, te sì. Sì. Sì, c'ho sta cosa. Ma niente, adesso. Insomma, nessuno si è mai lamentato. Io non ti porterei la pizza. Io, quando è di questo? No, guarda, con le mance che do si è capito. Allora porterei. Ah, quindi chiudono un occhio sul fatto che dici pronto in cambio del vil denaro. ma forse vuole è pronto a ricevere la mancia più grossa della sua vita. No, però insomma io parto da 1 euro, 1,50 euro, 2 euro. Cioè. Però si può devi fare pronto. Pronto, ragazzi. Buonasera. No, su una spesa di 20 euro è il 10%. Capisco che siamo tutti. Guarda che belli come sono sexy questi personaggi. Sono più sexy vabbè, qui comunque che nell'originale. Nel film. Vabbè, sì. Ma se non è che ci vuole tanto. Ah, rischio che se ne danno in occhio la spada laser. Epicità. Ma in realtà la cosa bella dei giochi Lego è che richiamano, però fanno sempre ironia. Gli danno un po' di dignità a quella merda di film nuovi. Guarda che bella lì, guarda che bella Yoda Femme. Ha proprio tutto ce l'hanno messo, eh. Sì, le hanno fatti tutti. Ti perdi l'occasione di fare un po' di soldi gratis. Cioè, 9 film, quindi, so. Eh già. Mamma mia. Ci ha ucciso tutto. Mi sta venendo in mal di stomaco. Ah, quindi si è viste finalmente le famose scatole PS5 ufficiali, allora. Cioè, sono bianche e partita nera, fine. Ma in realtà erano già uscite, perché era uscito il pre-order. Sì, però non erano confermate poi che erano ufficiali. Ma in effetti c'è un rumor, quindi la conferma definitiva. It's called Struggling from Frontier, a fun physics-based platformer where up to two players control Troy, our fleshy hero. Check this out and remember to play this tonight. Il nuovo gioco di Devolver. Scusate, ma potevo parlarvi che aspettavo il garzone. Il garzone. Il garzone. Non sono riuscito a vedere, però. Lo schiavo. Non sono riuscito a vedere. Non c'è perso niente. Però volevo vederlo questo. Di cos'è fatta sta pizza, di barattoli? Mi ha portato la scorta di Red Bull insieme alla pizza. Mi faccia la solita aggiunta di vetro. Di vetro, una pizza di vetro. Le fibre. No, stavo cercando le forbici. Siccome le cos'è il gioco del padre? Le forbici ce l'hai in mezzo ai cocci di vetro, tipo l'enigmista. Esatto. Perché così non prendo altra pizza.
Ragazzi, fare un gioco con te. Che cos'è questa? Madonna, sembra vero, guarda. Quando cambia la grafica diventa in Ultra HD proprio, mi sembra ad entrare dentro. Senti, Alessio non riesce più a parlare. E questo è Age Empire, com'è che si ma chiama? Ma perché Alessio, non fanno? Perché non fanno Age of Empire, cioè uno di questi stili di cioè con Myth Minecraft, fanno tutto con lo stile. Sarebbe molto figo. Mm-mm. Ah, tra l'altro comunque l'altro giorno ragazzi sono tipo non lo so, alle 2 di notte ho avuto un'idea. Ho mandato un messaggio a Simone Tagliaferri e gli ho dato un'ideona per un gioco, quindi sappiate che tra poco... Di cercare Granny Maiale? No, no, tra poco ci sarà il gioco... Beh, non lo dire un po'... Il gioco di Simone sono... di Simone Cognome. No, no, mica senti fare, un'idea così... Il gioco di Simon and Simon. No, glielo cedo ai Jim Penton. Pensa se fanno i soldi e poi ma chi lo conosce? Uguale. Questo? Ah, questo è il seguito di... Ci sono io! Sì. Il seguito di... come si chiama? Man of Medan. Però questa è la versione horror. Sto dentro. Ma perché il primo non era horror? Però qua vedi ci sono proprio loro. Ah, ma non è quello... quello col personaggio... gender free, là... No, non lo so. Cioè dipende come consideri te. Quindi macchina, stavano là dentro femmina. E poi sono scappati in macchina. Questa era la sua. Sì. Ma hanno fatto un botto, auto-stop. Sta scattando un botto. Sì, pure a me. Dopo la tecnologia. Le macchine scattano. Comunque se non ci pensate è incredibile quanto... Project Cars da polifoni in giù abbiano lasciato spazio ai scappati di casa a fare giochi che piano piano sono diventati invece gioconi. Beh, la palla gira perché capito perché a certo corsa cioè comunque era un super gioco però c'era poco gameplay poca cosa cioè si è arricchito con gli anni di roba anche Project Cars erano invece piano piano questi hanno fatto mazzate c'è caldo l'albo bravi questo c'è il green screen per esempio. La mossa non parla di Animal Crossing? È andato Assassin's Creed. No, del gioco che gli hanno giocato. Bella Sidney. Che fisico, qui. Vedi? Sì, c'ha la percentuale perfetta di grasso corporeo. Bravo. Perché quando togli il costume, lì rimane... Cioè, non c'è. Perché c'è scritto Die Gamescom? Chi è che l'ha ucciso? Thank you very much, Sid. And by the way, congratulations to Don't Nod. No, c'è scritto sotto una roba in tedesco. Comunque, a me piacerebbe anche 20 secondi di Elden Ring. Mi piacerebbe. Sì, ma adesso però è un po' troppo ambizioso. Ma ci vorrebbe la comparsa di Kojima. Che dice, Kojima è il vero amico mio. No, vero. Now I think it's stato vicino as ever to remember to come together and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching tonight and I know we're all here because we know that games are good. Comunque pareva che stava vestito fighissimo, però più lo vedo, più sta giacca sembra tipo quattro taglie più larga. Sì, sì. Ma non solo che la giacca dell'OVS. One way as a community we can come together to do some good is the Gamescom Forest. Gamescom has launched a reforestation project by planting a game forest together with the community. L'unica cosa è che stranamente le maniche sono lunghe il giusto, però se non ci metti la camicia sotto è scemo. Perché quello spazio lì servirebbe per farti vedere il polsino della camicia. È una delusione che la Gamescom si affidi a questo. Io non ci ho pensato. Vabbè, FPS environments on next gen hardware. Here is the first look at gameplay from Chorus. Mettere Palobo Noris. Ci mangi Palobo Noris anche. Cos'è?
Boh. You have broken my heart. For your betrayal, you will be broken. Vostro nave. Io spero sempre in un Descent. Spero. Poi era il gioco del vomito Descent. Sì. Era proprio difficoltoso. Gli effetti si chiama motion sickness. Prima della VR, cioè una roba. Ma è Elite là, cosa quello. No. Horus. No. L'hai visto? La presentazione Microsoft. Sì, è vero, l'abbiamo visto. Se che memoria c'ho io, ragazzi, io mi ricordo proprio questi giochi. Ah. Have you won? If one game has prima defined poi inizierò the summer of 2020, questa stagione di Fall Guys from Mediatonic in London. Già l'ho toccato sto gioco. Sì, eh? No, scherzo, mi fa piacere perché sono sviluppatori indie di merda. Quindi. Sì, no, non è a livelli di. sì, baby. No, ma guarda, questo per curiosità ci proverei. Però sul PC lo devi pagare, quindi so, posso andare. Exclusive sneak peek at what's next. Get ready, I think the internet is about to freak out. Here it is, Fall Guys Season 2. Internet is about to freak out. Ma sono a 15 anni, mi stavo proprio dei ragazzini. Questo è uno, cioè, come fa? Piccolo genio, piccolo genio. Madonna, quel televisore come fa sta su? Ale, occhio che si sente la tastiera meccanica. Usata, ma non è la tastiera meccanica. Beh, fa rumore più di una tastiera meccanica. Ma quindi lo scopo del gioco è semplicemente arrivare al traguardo? Sì. Bruno, ma dire Banzai. Mm. Tutto tema medievale. Non so se fanno la versione Lego di questo gioco, è veramente interessante. Io più o meno tra 7 minuti mi devo abbandonare. Che paura. E nell'ultima mezz'ora vedrai, ci sarà One More Thing. Eh sì, infatti. Mischi Zelda, Metroid. Guitar Hero. E questo è Fall Guys sempre. Perché è inverno. Bello questo. Un altro XCOM. Siamo qualcosa a peggio. Che palle. A me però sai che quello spara tutto lì. Cioè, non so se lo giocherò mai. Se lo giocherei mai, però. È quello co. Cioè, è bello che ci sia. No, quello a turni. Quello è bello che ci sia una roba così. Thinks a depraved child and vows a brain without a spine. The years my father wasted grooming them for glory. When vabbè, anche meno incazzata, mamma mia, tutto incazzato, sti giorni. Un bel picchiaduro a scorrimento, ma che sono usciti i Battletoads. Ma tu dove giocheresti, bro? Battletoads. Un picchiaduro a scorrimento, che ne so. Ti devo? Fammi finire. Alla. Un classico, cioè un double Dragon, un Cadillac su Dinosaur, però ha fatto quell'inquadratura non a scorrimento laterale, ma tipo
new appreciation for gaming at this time. Sì, o un finto 3D, cioè 3D quello 2.5, oppure proprio libero, cioè proprio alla Yakuza. Ma così cambia molto il gioco. Con l'inquadratura laterale già ci sono, in mezzo a 3D Field. Con persone che stanno longe da gente. Comunque sì, sì, se si mettono le mani ci gioco sempre. Oppure con l'inquadratura ad Alien Breed, che poi sarebbe quella di più o meno quella di Hotline Miami, quindi a lot more than for the music, un po' più limitato quello. And it's just fine for me to have the time to play with friends or even with my family. Perché in 3D è tosto rifare quell'atmosfera lì, sarebbe figo. Ma alla fine i Batman Arkham più o meno su quello che sono là, pure i Devil May Cry, anche se sono diversi. Però almeno io ho giocato un Batman e c'aveva un sacco di verticalità. Animal Crossing to the Last of Us Part 2. Sì, però i combattimenti erano su un piano. It's definitely an incredible time now to be a gamer, yes. C'era anche un DLC dove era proprio a scorrimento laterale fatto apposta. Hey everyone, I'm Vince Zampella, head of Respawn Entertainment. Vince Zampella, Zampella. Ma non è Medal of Honor, che palle. Eh? It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. Peter Hirschman, who directed the original Medal of Honor in 1999, is back at the helm of this project. You'll hear more from him in just a bit. C'è scritto programmatori di giochi. Quindi non era lui quello che era finito a fare. Sai che mi ricordo pure io che era lui. The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. It weaves in the personal stories of the veterans and survivors of the war through powerful interviews that help set the stage for what players will experience. It's more than just a game. And we could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond and the game's action-packed story. Let's take a look. Quindi un altro Medal of Honor dopo 30 anni. Sì, Electronic Arts gli rosica che non c'ha l'equivalente di Call of Duty. Che non c'ha il Call of Duty. Quindi ogni tanto ci provo a battere. Che poi se loro facessero quello. Ecco, vedi, i caracoli sanno di fare. Se facessero quello che ci hanno fatto fare. Che grafica c'è? Uno, ma io. Ma quello era quello vecchio. Cioè, però vuoi mettere per fare un cazzo di Medal of Honor fatto bene con. Sfruttando l'idea di. I lead the local resistance cell. Ma questo che è un remake del vecchio, guarda che no, questo è fatto, no, questo è fatto per la VR, perciò c'è sta grafica. È un remake, però è fatto esatto, è fatto per la VR, ma il gioco era così, ragazzi. Quindi questo è roba per Branchia, ragazzi. Con la bella anche il primo Medal of Honor. Il primo Medal of Honor era un capolavoro, ragazzi. Sì, no? Sì. The bravest people fighting in this war. Queste scene me le ricordo tutte. Anche questo il primo Medal of Honor di quando questo? La granata con la posta automatica. La prima play? Minchia. No, PC era di inizio anche prima. Oh, ma era proprio, cioè. Infatti mi pare che era il team di Call of Duty, no? Era? Che poi si spostarono a fare Call of Duty. Sì, sì. Il dopo fatto così. No, era veramente fuori, cioè fuori parametro, era bellissimo. Sulla play, penso sul PC. Guarda lì come sciano e sparano. E se non ricordo male anche il 2 di Medal of Honor non era male. No, no, il primo 2 era bello. Aveva pure COD. Il secondo lo giocai sul PC. Fino al 3 era bellissimo. Questa conferenza mi sta facendo in voglia di cambiare hobby. E datti la birra. E infatti. Moschetta, sì. Proprio moschetta.
Thank you so much, Vince. That looks incredible. Mamma mia, guarda qua. Entertainment's Peter Hirschman, più entusiasmante il set virtuale. Above and beyond to talk more about their new VR experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story that you're telling. To tell us a bit about this single player experience. What can we expect? Dai, io penso mi riaffaccio tutta una mezz'oretta per me. Se ci siete, se no. Most immersive combat experience I've ever been able to work on. And the story follows you as a player being recruited into the Office of Strategic Services, commonly known as the OSS. And their mission was sabotage, espionage, and they're known by a different set of initials now, the CIA. But during World War II, they sent all over Europe behind enemy lines. To these places and locations and participate in events that really helped shape the outcome. Penso che adesso noi stiamo sbadigliando, ci sarà Federico che sta bellissimo. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using that to tell the story. It seems like it's all kind of through a first person perspective, but there are some stories. Allora, Half-Life Alyx dell'Electronic Arts, ma we shot over 120 pages narrative. Life Alyx mi sembrava molto meglio graficamente, onestamente. International cast of phenomenal actors, and it was fantastic. Devo vedere un gameplay di Alyx. Non voglio vedere la storia. Act 1 is working with the French resistance, getting c'è dietro la Steam Machine. Act 2 is D-Day itself and the fight. Guarda che cambia anche colore, si vede questo Master Race. Which you involve things like the 262 jet and the V2 rocket and things that could have really turned the tide of the war if we non sembra un po' Mel Gibson. So che cazzo di film era? Mad Max. The story is shot all from your perspective because it's Braveheart. Your head is the camera. No, uno degli ultimi. A me sembra più Jack Black. Everything revolves around your perspective. So basta. Completely in first person as if you palle, mamma mia. So much more intimate and emotional connection with the characters and the things going on around you. It was an incredible way to shoot. Stood in for the player throughout the 3 weeks that we were on stage, and all the actors are always reacting and talking to you directly. And in VR, it's such a powerful thing, that emotional connection, and just makes the experience all the more. Chissà perché cosa uscirà. Ah, però Oculus, è vero, the series is really close to your heart. No, però c'era Oculus. There's so much there to experience. It looks really rich and detailed, obviously authentic as well. You know, paying tribute to everyone that was involved in the war. I wanted to ask you also about multiplayer, which is something that Respawn is really known for. And you've had a great single player experience, but I hear you might also be doing MP too? Oh, well, yeah. I mean, the thing about VR is that, you know, I've spent so much, I mean, we've known each other a long time. Some of your career trying to map natural human movements to control, just figuring out like. Sì, ma io sono a cercare games con due lenti. And in VR, you know how you duck, you just duck, and how you lean in VR, you just lean, and so the ability to lean around a corner. Insomma, dal 27, cioè da oggi fino a domenica. Is just it heightens the tension so much, it makes it. Tutti i giorni c'è qualcosa così? And when you put that into a multiplayer experience, it makes it. Vabbè, ha chiesto se c'è il multiplayer. It just raises it to a whole other level. So we are shipping, in addition to the campaign, we are shipping a full suite of VR mode. People playing those, Allora, vediamo un po'. Wow, well, definitely a full-blown VR experience. I gotta say, I'm really excited to put the headset. Dovrebbe finire poco dopo le 22, no? This year, right?
Sa che molliamo tutti il colpo prima. Sì, no, un altro mezzo di sta palla, no, per piacere. Basta, basta. Durante l'appuntamento, che durerà circa due ore, saranno mostrati quasi 40 giochi in arrivo. Quanti ne hanno mostrati? Fino a mo' 12. E poi faranno la Super 3 da un minuto con 300 giochi. Is one of the most exciting things we've been involved with. Awesome, thank you so much, Peter. Opening night live. Ah, finalmente, porca puttana, Peter, porca puttana. Ah, questo gioco esce stasera. Fractured by the magic the vow keeper said they would protect us from. Pure questo molto differente dal solito Fantasy. Beh, bello, bello questo cartone animato. Beh, comunque è più animato rispetto a quello di Warcraft. Sì, sì, no, è meglio di quello Blizz. E questo in realtà è 3D. Il guanto di Thanos, il guanto di Thanos. Guarda come esce quel fuoco. È il gioco dei guanti. Tutti con le spade dei fuochi. Mi stanno un po' a rompere il cazzo il fantasy. No. Ah, finalmente, finalmente Alessio. E sai chi è stato? Sai chi è stato? T'ha fatto l'Inception Bruno. Fantasy tutti i costi mi dà fastidio. Più che altro perché appunto è sempre super generico. Sai chi è Lori? Sai che se potessi tornare indietro nel tempo, chi dovresti. E chi dovrebbe Tolkien? La prima grande no, storia no, fantasy. No, non uccidere Tolkien. E che è sta musica? Sì, sì, è diventato un manga anime proprio. Ma neanche, di che è diventato? Capitan Planet. No, dai, questo è proprio da anime. No, è da americani che vogliono fare gli anime. It's an anime. Sì, Watashi wa Destruction. Poi quando parte che e poi esteticamente vorrebbe fare anche molto Breath of the Wild. È vero. Sì, non è brutto, dai, esteticamente. No, no. E lì un po' è Zelda di poco. Sa di già visto. Sì. E dai con le frecce. Però mi ha gasato questa musica, ragazzi. Hai visto? Fight power Watashi wa. Spellback. Che merda, mamma mia. Come dice si lanciava stasera 3 settembre, mi domani. Settembre 3, eh? Settembre 3. Beh, basta con sta cazzo di Red Bull, poi la gente si sente male. Ma voi avete visto il c'era Zeb che una volta fece il video che disse ragazzi non bevete Red Bull, non bevete caffè, perché lui prima beveva un casino, poi c'ha avuto tipo crisi di ansia, di panico, cioè lui era uno di quelli che bevevano direttamente dalla caffettiera. Ah, questi sono i 40 giochi. Ah, Game Pass. Minchia, io mo la sto vedendo la Red Bull, è mia giornata. Non a bere, Ale, che poi ti metto a battere sulla tastiera per il nervosismo. Aspetta. Ah, c'è pure The Witcher dentro il gameplay. Cioè, ma c'è il recap con i giochi vecchi. Vi ricordate quando abbiamo visto no, i giochi no, questo non è, era stasera. Questo è il Game Pass. Discord Nitro. Che cazzo c'è? Cioè ti danno pure Discord Nitro con Game Pass. Non sto capendo niente. Alessio, che ti danno? Gold. Aiuto. La cosa forte è quella che sostituisce il Gold. Perks. Ah, è incluso il Gold nel pass. Mica poco, eh.
ma passiamo ormai... dai giochi in regalo del PlayStation Plus a questo. Eh sì, ormai Microsoft sta dominando. Sui servizi sì, ha fatto una cosa molto forte. In Xbox Game Pass and many of tonight's games are in it as well. Every year at Gamescom we like to highlight. No, le mani in tasca, Geoff, togli la mano dalla tasca. We have a special announcement about one of the most legendary German games of all time created by Factor 5. German Games. 本当にすごかった。タリカンコレクション。 持っています。 Wanda. This was the first game that completely fulfilled my musical vision. It defined my career and the fans have been there. To this day, it's one of my proudest works. Ma tanto non fanno vedere niente, pure. Non hanno fatto vedere niente. In June, Bungie revealed a new era of... Mi sono sburrato nelle mutande, non hanno fatto vedere niente. Guardians will add a new elemental power. Vaffanculo. Dark power of stasis. With stasis, players will take on the powers of darkness to control and dominate the... Tashiwa Tarikan Collection. Deska. Beyond light. Eccola. The floodgates are open. Bello, bellissimo. È arrivata l'oscurità, Mirko. Solo tu la puoi sconfiggere. Solo tu la puoi sconfiggere. Mi dispiace, ma dovranno fare senza di me a sto giro. Ah, non stai giocando a Destiny 2? Mirko. No, ho smesso da mesi ormai. No. Che passata. Vabbè, adesso, quando esce l'espansione non te lo fai il giretto. No. No, no. Quando vedi gli altri sta giocando a Destiny 2. Ma non c'è più nessuno che gioca, è quello proprio il fatto. Ah, sì? Manco Gianluca. No. Veramente? No, ma tutti, cioè tutti di noi, quelli che giocavano, non sta giocando nessuno. Se non giocava anche più Gianluca allora. Tutto finito. Let them come, lasciateli venire. Non ci sto capendo niente, ma che sono tutti sti effetti? Cioè non si spara più in destra. Sono le classi nuove. Sì, che fa? Saltano. Però è diventato un gran bordello. Saltano e fanno le magie. Che è diventato un fantasy pure questo. Ma no, è sempre stato Adesso sei contento che è diventato il Destiny degli anelli? meno male. Del resto devi combattere contro l'oscurità. Novembre 10. Devo uscire a settembre, ma anche quello. I have one award to give out tonight, and that is best Sony PlayStation game. So, without further ado, the winner is Cyberpunk 2077. Congratulations! Certo! Cioè, manco uscito! Gioco dell'anno prima dell'uscita! Che cazzo è? Beh, loro l'hanno già visto, ragazzi. Porca puttana! Most wanted and best of Gamescom.
The winners will be revealed at Gamescom Best of Show, along with cool cosplayers, esports, and more. So tune in on Sunday, August 30th at 8 p.m. Central European Time to see the grand finale of this year's Gamescom, where we give gamers the stage. That's it for me tonight, but before I turn it back to Jeff, I just want to say that I hope everyone out there is staying safe and healthy. We're all in this together, so take care. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sydney. It's great to have you on the show again this year. All right, well, perso nello spazio, Geo. What does the generation of gaming feel like? How will it be different? What is that generational difference? Well, back in June, we saw the announcement of Ratchet & Clank ripped apart from Insomniac Games, a title which uses power of PlayStation 5 to create an experience that Insomniac says is only possible on brand new hardware. Well, now it's time for you to decide if you see the difference. Here's an extended, uninterrupted demo of live PlayStation 5 gameplay of Ratchet & Clank Rift Apart. Enjoy. La demo estesa e senza interruzione. Che culo. Gran finale. Ma questo è quello nuovo sul 5, no? Sulla 5. Sì. Però vedi, lui c'ha la pellicetta, non è un poligono. Che bro, è un furry lui, un vero furry. Non era un finto furry di plastica. Prima era un finto. Oh dear. Questo è uno skelly invece. Ma non è la stessa demo che hanno fatto vedere l'altra volta? Sì, ma infatti. Però questa è la versione estesa, mezz'ora di solo quello, cioè, tutto lì il gioco. C'è pure uno di quei protagonisti che non stanno mai zitti, mamma. Vabbè, andiamo a vedere i contagi di oggi. Se... Avevo letto 1.400 prima. Ah sì? Pizza. Sì, mi hanno fatto tipo un miliardo di tamponi. Non riesce a caricare. Troppi contagi. Sì. Però la curva dai, si sta rialzando un po'. Sembrava che era finita invece. Sì, 1119. Mamma mia. Ho da vedere, è bellissimo. Non so se adesso sia godibile a giocare. Come fate a dire che non va, dai? Ma mi sembra noioso, Ale. Questa grafica va bene nei film Pixar, non nei videogiochi. Su pupazzone questo. Pupazzini, non come pupazzone. Hanno fatto i riflessi sul robot giusto per vergogna, perché hanno detto che cazzo, a me facciamo vedere un po' di effetti. Famo risognarsi italiani, famo vedere due effetti. Guarda come carica all'istante l'hard disk, tutto il gioco sarà andato da un portale all'altro fintanto dopo che non... finisci questo e bruci l'hard disk. Sì, finché non si fonde l'hard disk. Però sarebbe bello se durante il gioco dicessero: no, non possiamo andare, si sta fondendo l'hard disk. Mamma mia, che roba. Cioè, c'ha proprio queste situazioni che. Sì, non c'ha un mordente, non c'ha un cazzo. Sì, spari, vai avanti, spari. Non trasmette niente.
Secondo me se sei un ragazzino impazzisci. Sì, quello è vero che te c'è l'anima del ragazzino ancora. Però... Insomma, non lo so. Ma io Bruno, se non c'è morti ammazzati, spade nel culo. Ma almeno potresti, cioè, pure che il. L'estetica. No, ma un po' più dinamico che devi schivarmi. Ma mettici un rallenti, dai un po' il peso dei colpi. Invece proprio sembra che tu vai là, passeggi. Sì, sembra che si gioca da solo. E intanto intorno il casino. Ah, il cappellino con l'elica. Perché è Doraemon. Non ciuschi. Un po' troppo extended da questo gameplay. Saremo noi che non ci abbiamo più la pazienza manco di vedere un evento del genere o boh. Ah, perché poi io, cioè, sarebbe troppo pure confusionario per me. Che due ore così, raga, madonna. Non riuscirei a capire a chi devo sparare, chi sono io. Ah no, secondo me io uscirei col mal di testa, una roba del genere, troppe luci, troppe. Ah, c'è anche l'innaffiatore che ho messo nel giardino. Il gigantone. Cioè va, mentre quello spruzza, ti spara una parte, si accende una luce, arriva un raggio dall'altra parte, esplode. Mamma mia. Che qua i nemici stile un po' Godfall, comunque basta. Ma va, sti cazzo di coccodrilli giganti non hanno sparato un po' uno, va, se ne muore. Cioè, Doctor, che le armi di fuori di testa sono sempre state il bello del gioco. Capisco manco se c'ha energia lui, tra l'altro, protagonista, perché... Visto quello lì, quando si vedono tutti i mondi, è proprio... Vedi, questo è l'hard disk della PlayStation, che pian piano si sta crepando. Avatar. Ah, questo è diventato Avatar adesso. A me comunque mi sembra veramente lo stesso identico gameplay dell'altra volta. Oh sì. Ah, ma Clank sarebbe il robot? Eh sì, uno è Ratchet. Penso a te, ho capito te. Come che nel Lynch. Eh sì. E che vuol dire? Racchetta e? Cappello. Clank è cappello adesso. Hai visto? Ci sono anche multiversi, cioè Ratchet grigio. Bella esclusiva questa, c'è un 5. Questo sarebbe il gioco, la killer application al day one. There you have it, Ratchet and Clank. No, ma pure l'intervista. I'm joined by Marcus Smith and Mike Daly from Insomniac Games. Guys, it was so great to see that long. Poi, sono seri. Insomniac potevano fare un coso, un Insomniac sono quelli di Ghost of Tsushima, no? Oh sì. Sì. No, quindi Sucker Punch. È vero. Insomniac che hanno fatto quello del supereroe con i superpoteri elettrici, come si chiamava? L'hanno fatto loro. C'ha la mosca d'oro dietro. Ma uno dov'è dentro un negozio di dischi? La mosca d'oro. C'è anche lo scarabeo. Ma poi c'è anche Resistance. Ti pareva che non lo diceva dentro. Sì. Ma anche ha iniziato. Oh, ciao, l'SSD è molto potente. Quello a destra sta trattenendo la caccata della vita. How does that work as you kind of play through the game? There are certain moments, levels where you can jump, or how do you play through that? La puoi fare, ce la puoi fare. Yeah, so
In the game, there is dimensional damage spread throughout the galaxy that Ratchet and Clank have to find a way to fix. And you can find these weak points in space-time. Sarebbe bello se da uno degli armadi uscisse tipo The Ring, cosa del genere. And that enables you to basically like warp la potenza dell'SSD, to find new places to discover or gain a tactical advantage in combat. Wow, yeah, I gotta say, like, when you see that and you imagine the jumping from multiple worlds at instantaneously almost, and it sounds like there's no load screens throughout the entire game. That's right. We're going seamless. That's right. Yep. Wow, all right. You bite. So confident both of you say it. I like it. Now, let me ask you about DualSense. That's something that is a big part of PS5. I've had a chance to hands on with the controller, with the adaptive triggers and the haptics. How are you using that to sort of impact the gameplay of Rift Apart? So at the heart of every Ratchet and Clank game is a powerful arsenal of weapons that just exude a ton of personality. And the DualSense is sort of like... Insomniac aveva praticamente tenuto sui primi anni di PS3 con Resistance e Ratchet & Clank. E infatti i primi anni di PS3 sono stati molto difficili. Your burst pistol, of course it gives you like a satisfying click or kick with every bullet. But when you throw the shatter bomb, you can actually feel the energy pulsing off the grenade fade away as it gets further apart from you. Basically, the haptics are expressive enough that every weapon feels different, and you can tell what you're holding. But of course, the adaptive trigger like takes that to a functional level where, in addition to the trigger pull feeling unique, we can actually use that as a super intuitive way to add alternate functions to the weapons. So, for example, in the demo, we've got the Enforcer, which is a double-barreled shotgun. You can pull the trigger part of the way down until you hit resistance to fire a single barrel, and then whenever you feel like it's the right time, pull it the rest of the way for a double shot. So you might be swarmed by a bunch of little enemies. You only want to waste one shot on them, and then wait a minute for even more to swarm in before finishing them off. But a big guy, you probably want to just give both barrels to right away. So there's a nice intuitive way of basically raising the skill ceiling and giving you more ways to play better. Wow. No, I'm excited to see how you guys are going to roll that out across what I'm sure are an insane group of weapons, as always. Plot-wise, Marcus, tell us a bit about this game. I think some fans have wondered, does this tie into the movie plot line, the game plot line? Like, how it would tell us in the Ratchet universe. Ah, faranno anche il film di Ratchet & Clank. Yeah. Well, canonically, this is an extension of Ratchet & Clank Into the Nexus, the 2013 game. But it's a standalone adventure, so it's one that... Even if you've never played a Ratchet & Clank game, you can get into it and you'll understand it and you'll enjoy it. For hardcore fans, we have a lot of nods. You're gonna see a lot of returning characters and planets and see them all through a whole new light of multiple dimensionality. Yeah, no, this Rift Tether thing, I think, looks really exciting. And how often, like, is that something we saw in the demo? Is that something you're going to see, like, frequently in the game? Are there special moments? Like, I guess I'm curious, like, how often you use that technique for gameplay. So the Rift Tether has created these anomalies all throughout the galaxy. You'll encounter those pretty often. There's even a few more types of dimensional damage you'll encounter that we haven't shown yet. Okay. Now, being pulled between worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious in the demo. And that's sort of reserved for special moments when you really have to... When the dimensional damage really tears wide open. Well, I gotta say, it looks incredible. And then at the end, we got another tease of this female Lombax. I know you guys have confirmed she is playable in parts of the game. I think everyone wants to know, though, do we have a name for her? I mean, the world is more interesting with mysteries, and we're gonna have to keep this one a little longer. Do we get a number of letters in her name or anything? Too many smart people on the internet. Okay, they'll figure it out right away. She's not named Abby, though, right? All right, well, we'll have to wait and see what you guys have in store for us. I gotta say, I mean, it looks incredible. Provato a fare una battuta, caro Luigi. As you said, when you think of the SSD and the DualSense all coming together, it's really exciting. Before we go, though, I think everyone around the world wants to know when we're gonna get to play this game. Anything you can share with us on where you're at in development right now? Mike. Questa è una chiacchiera.
So Ratchet and Clank is coming out in the PS5 launch window. So we haven't announced a release, a specific release date yet. So stay tuned for that. What kind of window? Ah, marzo. No, just kidding. All right, that's all we're gonna get, I'm sure. Ratchet and Clank Rift Apart coming in the launch window for PlayStation 5. I gotta say, Insomniac, we're so excited what you guys are doing across PlayStation, and the game looks incredible. So thank you so much for all you've done, and we look forward to seeing more of Rift Apart soon. Thanks, Jeff. Take care. All right, Marcus and Mike from Insomniac, thanks for showing us that first look at Ratchet & Clank or PlayStation 5. And that's going to do it for Opening Night Live. Thank you so much for watching from around the world. And make sure to stay tuned all weekend for more live Gamescom coverage at Gamescom.global. As for us, we'll see you later this year for the Game Awards 2020. Our team is hard at work to build a very special live show for you coming in December. We'll see you then. Good night. Va bene, è finito, vaffanculo Gamescom, grazie per avermi rubato 2 ore di vita. Sì, veramente, mamma mia. Che palle. Vabbè ragazzi, io direi di chiudere qua. Ciao Twitch. È stato abbastanza. È stato provante, ci ho provato. Mamma mia. Sì. Bravo, ci risentiamo al prossimo. Ciao ragazzi, ciao Twitch, buona Gamescom. Buona Gamescom, anche a voi. Altrettanto. Ciao.